giornali, dalle televisioni valutano, ma devono andare a provarla la guerra, perché dalle tastiere, è facile, parlare per la guerra. Vadano a combattere loro, vadano a combattere loro. Fammi sentire Stefano Cappelli. Stefano, questo ce l'hanno con te. Ci vuole andare in guerra, Cappelli. Devo dire che Rizzo, che negli ultimi anni si accompagna a una variopinta compagnia di Novartis. Cosa c'entra? Se tirano un petardo ti mettono sul tavolo. Le sue compagnie bizzarre sono lo specchio della cialtroneria di dichiarazioni come quella che devono insultare. Cialtrone lo dici a te stesso, perché se fossi qua non lo diresti. Cappelletti sotto il tavolo, Cappelletti, che te lo giro dall'altra parte il cappello. No, ma Cialtrone a me non me lo dice. Allora, un giornalista di Repubblica, Cialtrone Marco Rizzo non lo dice. È fortunato che è lì. Vergognati. Io te lo direi così vicino. Io le ho detto una cosa che rivendico. Non ho detto che lei è un cialtrone. Hai detto quello. Allora, per favore. Lei ha detto una cialtroneria. Un fatto molto grave. Un fatto molto grave che sei lì. Le vite di un paese. Che continui a parlare da... Marco Rizzo! Per favore, eccoci qua. Abbiamo la conduzione. Stefano Cappellini. Ho detto che è una cialtroneria e lo ripeto, perché affrontare un argomento così serio dicendo vadano a combattere, che è una roba, ma nemmeno da bar sport, perché al bar sport sono a un livello superiore, è una grande cialtroneria. Nei bar c'è il popolo, lo so che ti allergi col popolo. Con la cialtroneria delle alleanze. Lo so che ti allergi col popolo. A voi di Repubblica allergi col popolo. Una volta era un'altra cosa Repubblica, adesso siete questa roba qua. E allora per favore. Un'accozzaglia che scrive bene. Sì, accozzaglia, continua. Perché prima